Buonasera, ben trovati dal Pala Mercuri di Civitavecchia per il derby di hockey in line tra Pirati e Snipers Civitavecchia. Siamo partiti con i Pirati che attaccano in maglia giallo-blu e gli Snipers invece in nero-azzurro. Parte subito con i Pirati in attacco e la ripartenza degli Snipers. Qui al mio fianco intanto saluto anche Luca Grossi. Salve a tutti i telespettatori, intanto vi lascio la linea che c'è un'azione. Tanto subito, prima parata di Loffredo, col disco che finisce alto e possono ripartire gli Snipers. Che va dall'altra parte, e ancora la risposta del portiere dei Pirati su un tiro del numero 8 in nero-azzurro, Manuel Fabrizi. E siamo già dall'altra parte però. Fermato l'attacco abbastanza sterile dei Pirati. Vengono avanti grazie all'aiuto della balaustra gli Snipers, ancora con Fabrizi. C'è confusione davanti alla porta dell'estremo difensore dei Pirati, che riesce in qualche modo con l'aiuto dei suoi difensori a liberare il disco. Ancora degli Snipers in avanti. Si riparte da metà campo la squadra nerazzurra. Fa girare il disco. È un disco che rimane lì, zona pericolosa, e poi riparte ancora la formazione degli Snipers, fermata, si lotta a centrocampo, il disco viene alzato verso la porta degli Snipers, ma recupera bene Valentini. Una partita vera, Alessio, subito dal primo secondo si sono affrontati a viso duro, diciamo a viso scoperto queste due squadre. Intanto vediamo come gli Snipers giocano più di squadra mentre si affidano più ai singoli Pirati. Ah, Valentini va al recupero del disco e parte, va in solitaria Valentini, ancora Valentini, c'è libero il numero 77, Mercuri, Valentini non lo serve, porta ancora il disco lui, ancora Valentini, sembra intenzionato a fare tutto solo in questa frangente Valentini, poi si ripartirà con un ingaggio proprio in zona offensiva per gli Snipers, difensiva per i Pirati, per l'uscita del disco. Valentini. Tutto dall'altra parte per il numero 77, Mercuri. 79, scusate, Elia Tranquilli, che poi viene fermato. C'è la parata di Loffredo. Ingaggio stavolta in zona offensiva per i Pirati. Viene scippato del disco letteralmente! È il numero 79. Elia Tranquilli va a realizzare dopo aver scippato un disco, fulminando l'estremo difensore Costanzo per l'1-0 Snipers. Non poteva davvero nulla Costanzo, che fino adesso aveva salvato i Pirati in due o tre occasioni. Sta giocando benissimo Stefano Costanzo, nonostante questo al tiro di Elia non ha potuto fare nulla. È bellissima l'azione di Elia Tranquilli, che ha fatto tutto da solo, è andato a riconquistare il disco e poi a fulminare un diagonale estremo difensore dei Pirati Costanzo per l'1-0 Snipers. Quindi si ricomincia così come erano finite le altre due sfide con il vantaggio degli Snipers. Formazione sicuramente più solida, formazione dotata di un talento maggiore rispetto ai Pirati, sicuramente i risultati lo hanno detto nelle scorse partite e lo stanno ribadendo anche in questa. Il numero 18 in nero-azzurro ci prova Veronica Novelli, tiro prova alto, allora provano a ripartire i Pirati. Ora Veronica Novelli va zona offensiva, Valentini, Costanzo con la mano. Ancora Veronica Novelli, poi Costanzo la blocca lì.
Dopo una prima fase, Luca, dove sembravano sicuramente più attivi, una prima fase intendo il primo minuto i Pirati, poi c'è stata la reazione degli Snipers e adesso sembrano un po' scomparsi dall'incontro. Sì, è vero. Giallo-blu. Sì, è vero, gli Snipers sembrano piano piano aver preso possesso della partita, soprattutto in attacco stanno facendo vedere cose davvero pregevoli. Ancora si riparte ancora con Manuel Fabrizi. La gira dall'altra parte, Sograndoni, e poi sulla ribattuta il numero 91 degli Snipers, Ravi Mercuri, va a firmare il 2-0 per i nerazzurri. Un tiro a borsaglio. Di Ravi Mercuri ha sigillato il momentaneo 2-0 per gli Snipers, che sembrano partiti decisamente con un'altra carica rispetto ai Pirati in questa partita. Luca Grandoni la fa girare il disco dall'altra parte per Manuel Fabrizi e poi la mette in mezzo, dove arriva prima di tutti Mercuri, Damiano Mercuri, ancora indietro per Grandoni, però rifà a far partire lui nuovamente il gioco degli Snipers. Il disco sul quale può andare Fabrizi, si gira, la mette in mezzo, ancora Fabrizi sul palo, solo il palo salva l'estremo difensore Costanzo dal 3-0. Può ripartire con una sortita offensiva i Pirati, che c'è una sorta di svenimento al centrocampo del numero 3 dei Pirati, Tonin, e rimangono ancora là in zona offensiva gli Snipers. Grandoni, Mori prova a gestire lui il disco, poi viene avanti ancora la squadra in giallo-blu con Moisè. Ancora Moisè servito al centro, non ci arriva, però esce ancora vittorioso, però rimane il disco lì davanti alla porta di Loffredo, che poi in qualche modo, grazie all'aiuto dei suoi compagni, riesce a liberare. Ancora Grandoni prova a far ripartire gli Snipers. Intervento duro su Grandoni. Rimangono lì ancora gli Snipers, che fanno girare il disco, lo mettono di fronte alla porta per il 3-0 di Gianmarco Novelli. Partito un po' rilento i Pirati, con molta forza gli Snipers, Luca. Veramente a senso unico questi primi minuti di partita. Il clima in campo è molto molto acceso, nonostante questo, diciamo, i Pirati vediamo che sembrano continuano a fidarsi dei singoli. Gli Snipers si vede comunque che si allenano molte più volte insieme rispetto ai Pirati, soprattutto a difesa, dove si muovono, diciamo, all'unisono. Beh, questo sicuramente è un merito del tecnico, sicuramente possiamo dire che il lavoro di Riccardo Valentini fino a questo momento sta pagando più frutti di quello di Fabrizio Illy. Beh sì, poi anche il tecnico Illy nel pre-partita aveva detto, diciamo, che sarebbe stata una partita molto complicata per i Pirati, visto i differenti valori in campo. Però gli Snipers che escono alla loro metà campo, perlomeno ci provano, adesso ci ritornano con il numero 79, Elia Tranquilli. Valentini ancora a lanciare Tranquilli, in mezzo c'è sempre il numero 10 nerazzurro Novelli, che rimane lì, staziona al centro, aspettare l'assist di Tranquilli che non arriva. Allora possono provare a liberare i Pirati, ma c'è ancora Valentini per gli Snipers sul disco. Ancora Valentini prova a portarla lui, una sorta di numero, va dall'altra parte, Elia Tranquilli, e va al tiro, finisce di un metro al lato della porta di difesa da Costanzo. Ancora Valentini elude l'intervento della difesa, la lascia lì per il tiro di Novelli, che finisce ancora al lato. Nessun problema però per gli Snipers, che possono
recuperare il disco, ripartire ancora con il numero 79, Elia Tranquilli. Prova il tiro. Contrato però. Però rimane sempre lì in attacco Elia Tranquilli. Sale la pressione offensiva degli Snipers che non permettono ai Pirati di uscire dalla propria metà campo. Adesso lo fanno buttando il disco dall'altra parte, ma facendo praticamente un passaggio a Valentini che va a raccogliere lo stesso. Elude l'intervento di un giocatore dei Pirati mettendolo a sedere. E poi rimanda il disco dall'altra parte. Disco che sbatte sul tallone del numero 8 Fiandra e quindi viene recuperato ancora dagli Snipers. Si lotta in balaustra. Tiro ancora degli Snipers e provano il tiro al bersaglio. Ancora Fiandra prova ad inseguire il disco. Si rimane lì dietro la porta difesa da Loffredo e poi la ripartenza ancora del numero 91 nerazzurro. E va a lottare poi. La palla viene recuperata dal 16 del Pozzo. Il disco ovviamente, scusate, il disco che viene bloccato poi da Loffredo e si riparte ancora per gli Snipers. Si lotta e dalla lotta esce vincitore il numero 9 dei Pirati Mori e prova a far ripartire i suoi. Ancora Mori scippato da Veronica Novelli e va il tiro che finisce sul guanto di Stefano Costanzo. Guarda Alessio, Mori che sicuramente è il, diciamo, quello che tecnicamente è più forte per quanto riguarda la formazione dei Pirati, si vede appunto prendere il disco e andare praticamente da solo all'attacco degli Snipers, a differenza ecco degli Snipers che hanno diverse soluzioni quando attaccano il campo dei Pirati. Sì, sono d'accordo, è un po' una mancanza di idee nella squadra giallo-blu. Questo diciamo che è evidente. Vengono avanti però stavolta i Pirati con una buona trama che però viene interrotta. E poi prova ancora ad andare al tiro il 26, Simone Calcagno, in maglia giallo-blu. Ancora Calcagno, fermato però sul nascere il suo tiro. Attenzione al contropiede degli Snipers, che comunque non riescono a capitalizzare l'azione. Erano stati Novelli e il numero 21 Gifuni. Però era la sortita offensiva, il contropiede che non è andato a buon fine. Si rimane lì però in zona offensiva per quanto riguarda gli Snipers. Bello il tiro da lontano di Ravi Mercuri, troppo centrale però è facile per l'intervento di Stefano Costanzo. E qui perde un brutto disco numero 18 se non sbaglio degli Snipers, però poi non riescono a massimizzare la sortita offensiva ai Pirati. E allora ritorna Manuel Fabrizi sul disco. Prova a portarlo dall'altra parte. Si incarta, vuol dire un po', Fabrizi. E infatti finisce per perderlo il disco e darlo ai Pirati che rimangono lì. Calcagno. Prova lui il tiro, ma bloccato bene da Loffredo. C'è una piccola reazione dei Pirati, per adesso gli Snipers sembrano poter controllare comunque gli scatti in avanti della formazione giallo-blu. Allora ingaggio in zona offensiva per i Pirati, difensiva per gli Snipers. Ingaggio che viene vinto dai giallo-blu. Ili prova lui a impostare l'azione dei Pirati senza successo, però disco riconquistato da parte dei nerazzurri che ripartono con Novelli.
situazione che finisce con un nulla di fatto. La temperatura ambientale continua ad abbassarsi in maniera inverosimile qui al Palamercuri. Sì, fa sempre più freddo. Loro fortunatamente sono coperti, a differenza nostra, hanno le armature, quindi probabilmente lo sentiranno un po' di meno poi muovendosi, insomma. Comunque è veramente una temperatura rigida. Per raffreddare gli animi di un derby acceso come questo ci ha pensato un po' il tempo. E meno male. Tanto è stato chiamato un time out. Scusate, ma pensare al freddo non abbiamo visto da chi è stato chiamato. Comunque fatto sta che c'è un time out in campo. E si riprenderà sul 3-0 per gli Snipers. Scherzi a parte, è molto positivo il fatto che si possa disputare questa partita in assenza di pioggia. Infatti tante sono state le occasioni in cui il Palamercuri non è stato disponibile a causa dell'umidità che si forma proprio sul campo. Ricordiamo che questo campo, il fondo era del Milano Quanta, è stato acquistato dai Pirati di Civitavecchia, però il problema era appunto il posizionamento del Palamercuri, che è vicinissimo, diciamo, ad un fiume, e aumenta l'umidità e molto spesso non si può pattinare. Allora si riparte con l'ingaggio al centro del campo. Sono andare avanti i Pirati, il tiro del numero 69 in maglia giallo-blu, Moisè, finisce fuori. Allora siamo già dall'altra parte. Però ancora il disco è sulle stecche dei Pirati, con Moisè, Ili, ancora Moisè, apre tutto dall'altra parte per Mori, Calcagno, sale bene la pressione degli Snipers, bellissimo il tiro del numero 10 Novelli, è bellissimo altrettanto la parata di Stefano Costanzo. Ancora Moisè, Mori, in mezzo per Calcagno, che si divora letteralmente un'occasione solo a tu per tu di fronte all'Offredo, e allora possono liberare gli Snipers. Hanno un po' riordinato, ad onor di cronaca, le idee i Pirati in questo momento, sembrano più ordinati perlomeno in campo, anche se adesso vengono ancora scippati del disco. E ancora Novelli. Calcagno prova a ragionare lui. C'è più movimento dei Pirati. Mori va lui al tiro, troppo facile però per la presa bassa di Stefano Loffredo. Vediamo Calcagno che fu capitano, diciamo, della formazione, della mitica formazione dei Pirati 2 anni fa, che riuscì a centrare la Coppa Italia, anche il quarto posto nella Coppa Campioni. Poi ci furono delle vicende sia economiche, diciamo, della squadra, che ha portato un ridimensionamento con la Serie B. Allora ingaggio in zona offensiva per i Pirati, ma il disco viene recuperato da Valentini. Adesso è lui che prova a ragionare, a far ragionare i suoi Snipers. Guarda ancora Valentini, tallonato però da Fiandra. Ancora Valentini, ancora Fiandra. Valentini si libera del disco. Per Veronica Novelli. Si lotta in balaustra, escono vincitori degli Snipers, che però regalano il disco ai Pirati. E ancora l'ottima parata sul tiro del numero 16 del Zoppo. Ancora la parata di Loffredo. E allora ripartono ancora una volta gli Snipers, con il numero 27 Bizzarri. Attenzione in mezzo, Veronica Novelli, fermata proprio sul tiro. Ancora Veronica Novelli, ancora Stefano Costanzo. Ci prova Novelli a fermare l'avanzata del giallo-blu, non ci riesce, gira intorno alla porta ancora il numero 16 del Zoppo, con nulla di fatto però. Allora riparte Valentini a tutta velocità, un paio di virate, Valentini va al tiro sulla stecca di Veronica Novelli,
Ah, provano a ripartire i Pirati. Piazzata la difesa degli Snipers. Loffredo ci arriva. Rimane in zona offensiva la squadra giallo-blu. Raya apre da quest'altra parte, ma c'è l'intervento difensivo di Riccardo Valentini. Pressato, mantiene il disco, si aiuta col fisico. Valentini però viene contratto bene dal numero 16 giallo-blu del Zop. E poi in qualche modo Manuel Fabrizi va a recuperare il disco. Finta al passaggio, lo effettua. Ma il passaggio che finisce nella metà campo dei Pirati, poi si lotta, non c'è nessun fallo. No, c'è il fallo. Sì, questa è una fase particolare della gara. Vediamo i Pirati che, diciamo, sembrano aver preso le misure, non riescono comunque a perforare la difesa degli Snipers, che comunque sono guidati dall'esperienza di Valentini. Vedete infatti come Valentini prenda tutte le volte il disco, riesca a far ripartire la squadra. Pirati che in questo frangente, secondo me, Luca, stanno dimostrando comunque una buona aggressività, se la stanno giocando, diciamo, in mezzo al campo, però in fase strettamente offensiva, quando si arriva poi lì negli ultimi 5 metri, sembra veramente sterile l'azione dei Pirati. Tiri da lontano, non riescono a imbastire trame da vicino. Poi magari ovviamente verrò smentito, come sempre accade, però fino adesso almeno è stato così. Tiri da lontano, tiri che comunque non hanno impensierito Loffredo, che ha fatto buone parate ma non bellissime parate, a differenza di Costanzo, che già si è espresso in 3-4 interventi veramente notevoli di lode. Ma diciamo che a livello di singoli giocatori i Pirati si stanno impegnando tantissimo, però è come se non avessero una guida tecnica, diciamo, a differenza degli Snipers, diciamo che non si vede la mano del tecnico, diciamo così. Adesso ci provo un tiro, se non sbaglio è stato Grandoni da casa sua, ma forse un po' lontano per impensierire un Costanzo che ha dimostrato comunque di essere un buon giocatore finora. Tiro da lontano, viene bloccato da Loffredo. Allora ingaggio in zona offensiva per i Pirati. Vinto ancora una volta però dagli Snipers, in particolar modo da Ravi Mercuri. Raya la fa girare per Calcagno. Ancora Calcagno. Disco dall'altra parte, ancora Raya prima di tutti. E ancora Calcagno. Però lui finta il tiro, invece va al passaggio, fermato. Il passaggio era per Tonin e allora ripartono gli Snipers. Stavolta è alta però la pressione da parte dei Pirati. Esce bene qui Fabrizi, che viene messo giù però. Beh, i Pirati con l'uomo in più stanno cercando di pressare il primo posto. Gli Snipers comunque adesso ritornano in parità le due squadre. Ancora, scusa se ti contraddico, ma ancora non tornano in parità, c'è stato solamente un cambio da parte di coach Valentini, che fra l'altro è tornato in campo. Quindi ancora power play per i Pirati con Bizzarri, Valentini e il numero 79, Elia Tranquilli. Gli Snipers provano a difendere la loro rete, finora inviolata. Ricordiamo, siamo sul 3-0 quando mancano 7 minuti alla fine del primo parziale. Ritornano in parità numerica
le due formazioni. Tonin per i Pirati, prova il tiro da lontano, bene Loffredo, e attenzione però alla ripartenza, adesso siamo 2 contro 2, bellissimo il dribbling secco per il 4-0, bellissima l'azione da parte del numero 79, Lia Tranquilli, e va a siglare il 4-0, ha lasciato lì la difesa dei Pirati. No, veramente un super gol, ha messo tutti a sedere. È stato veramente un gol bellissimo, poi si vedeva anche la tranquillità con cui ha compiuto questo gesto. Veramente bello. Gol di bellissima fattura da parte di Tranquilli. Ora Valentini libera il disco. Novelli. Prova ad andare lui, poi invece serve una sorta di no look. No, Valentini di fisico. Cade come un birillo il numero 8 dei Pirati Fiandra. Attenzione ancora Elia Tranquilli. Prova ad andare in supporto Valentini, arriva al raddoppio. Valentini recupera il disco. Fa ripartire i suoi da dietro. Con il numero 27, Bizzarri, capitano, ricordiamo, degli Snipers. Novelli. Va il tiro Novelli, ancora Costanzo e poi sulla ribattuta. Valentini non trova il 5-0. Partono i Pirati dall'altra parte, però riescono in qualche modo ad uscirne vivi gli Snipers, che ripartono ancora con Tranquilli. Si perde il disco, arriva a supporto Novelli. Novelli e Tranquilli contro la difesa dei Pirati. Ancora Tranquilli, si lotta in balaustra. Esce vincitore Tranquilli per un momento. Poi scompare il disco. E arrivano i cambi. Addirittura, se non sbaglio, dovrebbero essere 3 i cambi effettuati da coach Valentini. Partono i Pirati, azione in velocità e viene fermata però. E allora Grandoni contro Mori, il disco rimane lì. Ili non raccoglie il disco fuori, provano a difendersi schiacciati quasi sulla linea del portiere gli Snipers. Allora Mori, disco che finisce alto sopra la traversa di Loffredo, difesa da Loffredo. E allora ancora ripartono gli Snipers, disco però viene bloccato da Costanzo. Disco tirato verso scagliato verso la porta da Ravi Mercuri. Diciamo che fino a questo momento i due migliori in campo sono appunto Elia Tranquilli per gli Snipers e Stefano Costanzo per i Pirati. Questo può far capire quello che sta accadendo in campo con ad esempio lo stesso Fabrizio Ili, tecnico e giocatore dei Pirati, che non sta aiutando la sua squadra, anzi al contrario, vediamo molto in difficoltà sia nelle fasi di attacco che di difesa. Beh sì, sembra un po' spaesato Ili, forse ci si aspettava di più da lui, sicuramente, perlomeno che stesse a livello di Valentini, uno dei due coach, sicuramente dotato di fisico, ma sembra di non di più. Tanto un brutto infortunio Veronica Novelli, se non sbaglio. Vediamo se riusciamo a capire cosa è successo. Tanto sicuramente è Veronica Novelli.
Poi cercheremo di capire l'entità. Si aspettano le cure del medico. Se non altro non c'è bisogno del ghiaccio. sicuramente no. Poi c'è chi è più fortunato che con le mani in tasca, che deve tenere un microfono. Tanto si rialza tra gli applausi Veronica Novelli e va a accomodarsi fuori dal campo. Sicuramente brutto infortunio, non bruttissimo ovviamente, ma per ora non permette alla giocatrice degli Snipers neanche di sedersi in panchina, deve accomodarsi fuori, andare a trovare le cure di un medico, speriamo lo trovi ovviamente, che qui non c'è. E intanto si continua a giocare quando mancano 3 minuti e 3 secondi. Grandoni fa ripartire gli Snipers, che vengono avanti, vengono su bene col numero 91, Ravi Mercuri. Fermato il suo passaggio allora, 3 contro 2 per i Pirati, vanno al tiro e realizzano la rete del 4-1. La rete, la marcatura che ha accorciato le distanze, è stata firmata al numero 69, dovrebbe essere lui, Moisè. Una bellissima rete, praticamente tiro scoccato subito dopo passato il centrocampo, veramente una bella rete. E a mezza altezza, tiro potente. Allora ripartono i Pirati con Calcagno, poi Mori. Poi si lotta con Fabrizi e Grandoni. E lottano con Mori. E tiene un po' il disco, lo tiene bloccato lì. Poi però ne esce vincitore Grandoni. Intervento duro e poi il tiro scoccato al numero 91 degli Snipers. Ravi Mercuri che finisce però addosso a un giocatore dei Pirati. Allora possono ancora ripartire dall'altra parte con Grandoni, e prova a rubare il disco gli Snipers. Ancora gli Snipers con Fabrizi. Fabrizi contro Moisè, alla meglio Moisè, poi si riparte da Ili. Fa girare il disco all'altra parte, lo butta praticamente Ili e allora lo regala a Fabrizi. Superiorità ancora Fabrizi. Chiude bene Costanzo a terra. E allora devono ricominciare da dietro, sempre con Mercuri gli Snipers. Bella la giocata di Mercuri che elude l'intervento dell'attaccante dei Pirati, poi però perde il disco ma lo riprende, lo conquista per Tranquilli. Tranquilli a Mercuri, Mercuri a Tranquilli, come spesso è accaduto in questa partita. Vanno lì a lottare, ancora Tranquilli, prima di tutti sul disco. C'è Mercuri al centro, non lo vede, riparte da dietro per Valentini. Valentini allora la fa girare dall'altra parte per il numero 10 in nero azzurro, che va al tiro alzato da Costanzo. Ancora Valentini, sta al centro, difende al centro e escono vincitori dalla difesa agli Snipers. Ancora con Valentini che prova e trova anche dopo un rimbalzo in balaustra Tranquilli, che realizza il 5-1 per gli Snipers. Ci aveva provato Valentini a trovarlo con un diagonale, non era riuscito a prendere il disco Tranquilli, poi un rimbalzo fortunoso, diciamolo, sulla balaustra, ha messo il disco sulla stecca di Tranquilli, che non ha sbagliato. Sì, diciamo che Ili un po', no, molto goffamente ha perso il disco subito dopo con tutta la sua squadra che stava uscendo e naturalmente ne ha approfittato il giocatore degli Snipers. Diciamo che tutti i Pirati si aspettavano la palla in attacco e non che il proprio tecnico giocatore si perdesse il disco. Beh, ovviamente, ma queste sono cose che diciamo capitano. Beh, diciamo che capitano, ma non dovrebbero capitare, però così è stato. Ne hanno approfittato gli Snipers. Sulla sirena finisce alto il tiro giallo-blu per il 5-1 Snipers.
prima frazione che si chiude, direi, nel segno di Tranquilli. Sì, sì, assolutamente, sta facendo una grandissima partita, si vede anche la maturità con cui affronta le situazioni di gioco sia in attacco che in difesa, buona naturalmente anche la prestazione di Valentini che dà tranquillità alla sua squadra, anche del portiere degli Snipers, mentre per quanto riguarda i Pirati diciamo che singolarmente stanno dando il meglio, soprattutto il portiere Costanzo, invece ecco questa prestazione di Iri un po' diciamo di certo non ottimale, sta mettendo un po' in difficoltà la sua squadra.